Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Il problema è capire se qualcuno da fuori ha cercato, utilizzando dei dati che magari riguardano comunicazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, di poter acquisire informazioni che risultano fondamentali a, diciamo così, ottenere dei risultati che possono essere quelli legati all'antiterrorismo, piuttosto che alla prevenzione di attentati, piuttosto che al grande tema del cyberterrorismo o del cybercrime. Tengo a ribadire che ritrovare un quadro di stabilità del rapporto euroatlantico è una premessa essenziale per la sicurezza delle democrazie occidentali. In una fase così delicata non possiamo dimenticare che la fiducia reciproca è indispensabile per contrastare insieme con efficacia il nemico del terrorismo e la sua nuova incarnazione del cyberterrorismo. Noi non ci leghiamo alla schiera degli indignati ad orologeria o a senso unico, soprattutto se questo tipo di intelligence serve a garantire a 360 gradi la sicurezza dei cittadini. La riservatezza delle comunicazioni in Europa non è soltanto minacciata dalle intercettazioni più o meno automatiche realizzate dalla NSA americana o dalle strutture equivalenti in possesso di altri paesi, ma lo è anche ad opere di aziende private, come quelle che gestiscono Google, Yahoo, WhatsApp o qualsiasi altro tipo di servizio informatico, nelle cui mani si trovano ormai enormi quantità di dati e di metadati. Dati in grado di permettere una profilatura istantanea di milioni di persone. Ma un domani? Chi può escludere che i privati non usino tutto questo potere per alterare il processo politico in atto in qualche paese di loro interesse? La vergogna è che si taccia rispetto a questo inquietante nuovo fenomeno. La sua compromissione più o meno estesa è invece costante, parte della fisiologia del nostro modo di vita, con riflessi significativi sulla competitività delle imprese, che possono essere già danneggiate ben prima che venga registrato un attacco informatico da parte di hackers, criminali del web o concorrenti sleali. In ultimo, e chiudo, sarebbe sbagliato sul piano geopolitico reagire alterando l'assetto delle alleanze internazionali del nostro paese, come qualcuno forse vorrebbe oggi fare. Danneggiarci, tagliandoci fuori da un circuito informativo che è per noi di grande importanza. Ho finito. Dovendo fronteggiare sfide complesse in connessione con le turbulenze che sconvolgono le regioni geopolitiche adiacenti, in primo luogo Mediterraneo e Medio Oriente, da dove partono ingenti flussi di clandestini e il jihadismo è endemico. Dobbiamo metterci questa storia finalmente alle spalle. Grazie. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.